L'era d'Alea, al ghia de Stotan, e l'era portata alla reparta artiglieria costiera a Bocca da Magra. Dopo l'odda settembre, dal 1943, l'è stata arrestata insieme ai suoi amici da Bagnol come deserteur politico. I suoi genitori, la nonorina e la nonna Irene, i siami andunda, dui l'era mandata. Tant'è vera che diverse persone gli disia che li abbia fusilato. Lui invece, sif, così gli ha fatto. Danti alla presù, che era una filanda, andunda a laurata ante fiole. Lui gli ha scritto un biglietto e la sbattizzò dalla finestra. Anna fiola l'ha truata. E allora l'ha scritta ai suoi genitori per faga sai che lur gli era lei a peschiera. Dopo un po' da tempi è stata processata e condannata a morte. Lur però i gamia credit e i mandata al recurso con la domanda da grazia al general Kesselring da pudì andare in prima linea. Erano in campo di sterminio, a Mauthausen. Ottomila gli italiani deportati nel campo. Pochi, inizialmente, ma treni interi dal marzo 1944. Si parla di due convogli al mese, da Bolzano e Trieste. Solo 1430 i sopravvissuti. Tra questi, il nostro concittadino Luigi Maglio. Alfredo Galmozzi e Luigi Maglio, due personaggi diversi, due destini diversi, resistere e sopravvivere, partigiano e prigioniero, concittadini. Mentre Alfredo pianifica con altri giovani azioni di disturbo alle sedi delle Camicie Nere, Luigi è richiamato alle armi. Il primo sviluppa una coscienza politica nei confronti della storia. Il secondo ne è una civile vittima. Decide, insieme ad altri, di fuggire. Diventa disertore. Alfredo mette la passione nella sua epoca, continuando anche dopo la liberazione ad archiviare e conservare fotografie e documenti. Luigi torna a casa da un lungo calvario, portando i lividi di una guerra che non ha voluto. Entrambi hanno sulle spalle il peso della storia italiana. Alfredo col piglio del resistente e Luigi con la desolazione del sopravvissuto. Galmozzi viene a conoscenza della storia di Maglio, ne comprende il valore, è deciso a raccoglierne la testimonianza, avido di storia e di giustizia. Ma Maglio non sente sua quella storia con la lettera maiuscola di cui il suo concittadino parla tanto. Ora è a casa, ha una famiglia, lavora. Quel che succedeva in quel campo rimarrà in quel campo. Di anno in anno continua a rifiutare quell'intervista tanto ricercata da Galmozzi, il quale più volte busserà alla sua porta. Invano. Alfredo muore nel 1998 senza mai essere riuscito ad avere la storia di Maglio. Storia che, inaspettatamente, dopo tanti anni, Luigi racconta davanti alle videocamere del centro ricerca Galmozzi e davanti ad alcuni ragazzi impegnati in un'altra ricerca. Là mi facevano lavorare però, facevamo andavo fuori del campo di Mauthausen, no? Andavo nella campagna e mi facevano lavorare, facevano fare delle buche per mettere i cadaveri, diciamo,
ogni buca mettevamo dentro 200-250, e andavamo dentro qualcuno a sistemare testa e coda per fare restare distanti, anche le fosse lì che facevamo. Con il camion, altri campi più minori, diciamo, passavano di quei campi lì a raccogliere tutti i morti e vivi, per modo di dire, caricavano sui camion con gli smontabili e me li portavano lì a noi, in quelle fosse lì, e lì con il camion li rivoltava lì, e rivoltava dentro tutti, andavano giù nella fossa e noi mettevamo a posto testa e piede per fare stare, e qualcuno, maggior parte erano ebrei, e ecco, qualcuno non era ancora morto. Allora, ma noi avevamo paura anche di aiutarli, perché sennò facevano la pelle anche a noi. Loro volevano anche bere acqua, e le guardie in giro, sopra, no, che si guardava, se vedeva qualcuno che gli dava qualcosa. Prima di tutto ce n'era pochissima acqua, anche per noi, era il momento di andare a fucilazione anche noi, con le... e cremavano, no? E c'erano delle brande, ma solo il ferro però, che va dentro nel forno. Mettevano due o tre per volta, mettevano dentro, quando era colato tutto, allora tirava fuori, e sotto gli altri, sempre avanti così, dicevano che con il grasso le persone adoperavano per il camion. Ho sentito dire però questo, io non ho visto questo. Ho sentito che adoperavano per... E c'era una scarpata che sarà stata da 50-60 metri di altezza, andavano su là e poi si facevano la lotta a buttarsi giù da... come una lotta libera, a buttarsi giù, finché rimaneva l'ultimo, che poi lo buttavano giù anche lui, per dire. E ogni cameretta c'era stato dentro 50 o 60, c'erano diverse camerette, e ogni cameretta all'uscita dalla porta c'era subito l'entrata del forno. Il forno era come ferro, catene così di ferro, perché sennò quel fuoco, se era legno, bruciava, per dire. Ho fatto come una baracca, con una curva, no? Come un letto a curva, ma tutto di ferro. Mettevano su lì 3 o 4 per volta e infornavano. Fame davano, mi davano 40 grammi di pane al giorno e un po' di brodo, per dire, tanto per dire brodo, era acqua sporca, e mi davano due sigarette al giorno. Allora, chi non ne fumava, dentro una baracca, tra uno e l'altro, così, c'è come dei giardinetti,
si passeggiava lì e si scambiavamo, uno dava un pezzo di pane e io gli davo una sigaretta e per così. Quando è arrivato gli americani è stato tutto il campo in festa, da visitare tutto lì e si trovava qualche tedesco ancora in giro e davano in mano a... Ci sono delle squadre dentro tra noi che volevano vendicarsi, no? E è successo dopo, quando ho sentito il mio nome nella baracca, perché sentivo una comunicazione con l'Italia, e allora dicevano il mio nome, io la sentivo anch'io quello che sentivano in Italia, nel mio paese, a casa mia, capisci? Io essendo là capivo che avevano avvisato i miei genitori. Non si può, no, non si può dire perdono, posso dire solamente che mi è andata bene. Era troppo grave la cosa che facevano. Come dire, quando siamo andati, hanno preso, l'hanno portato da Bolzano, portato in Germania, con il camion, quelli di Bolzano, tutti contro noi, capisci? Nel ritorno, quando siamo ritornati, tutti ai balconi a battere le mani e ringraziarli. Queste cose che dico, perché non si può dimenticare, ecco. Donne, bambini, uomini di vari campi vanno a gremire oltre misura il lager di Mauthausen. Quando nel maggio 1945 arrivano gli americani, i tedeschi sono ormai scappati. I soldati liberatori visitano il campo, inorriditi, addolorati. Nel campo gli addetti cercano i superstiti italiani e ne leggono l'elenco alla radio. È così, di nuovo in modo indiretto, che suo padre viene a sapere che è sopravvissuto. Quando arriva a casa, ragazzo di soli 20 anni, è pelle e ossa, non sa più mangiare. Il primo uovo lo fa stare malissimo. Poi la quotidianità riprende il sopravvento. Ha una salumeria a crema, si sposa, ha figli, una vita finalmente normale. Non torna a Mauthausen. Mai. Non ci riesce. È venuto il momento di liberarsi nel posto lì, di quella baracca lì, non c'era lì di scampo lì. Domani c'è quella baracca là, domani c'è quella là, e domani andava avanti a farli fuori tutti. Mi ricordo del campo lì che... Specialmente quando sono arrivati gli americani a andare a visitare quelle cose lì, quei bunker lì, proprio si spaccava il cuore. Quando hanno liberato dal campo lì, un sollievo, un respiro che piangeva,
viene a piangere ancora adesso. Le volte a casa tutti e quattro, quattro no, si sono salvati tutti e quattro, e tutti nello stesso paese. Infatti tutti quelli che erano assieme, non c'è più nessuno, sono rimasto solo io. Da Mauthausen ho sentito che nella radio là, cioè adesso diamo notizie dei superstiti di Mauthausen, e ho sentito anche il mio nome, allora ho sentito, si capisce che anche loro avranno sentito, poi magari si sente magari qualcuno vicino di casa o che li conosce, riporta subito le notizie. Quando sono arrivato, mio zio è venuto col cavallo, col calesse. Mio padre aveva una macchina, una Fiat, un po' di quelle un po' andante. Primo uovo che ho mangiato, andare a letto subito perché stavo male, tanto per dire che con poco, poi è dimagrito, sì. È pelle e ossa. Quanti anni aveva quando è tornato? 20. 20 anni. 20 anni. E poi ha ripreso a lavorare, cosa ha fatto poi di bello nella vita? La casa? Salumiere. Salumiere. Quali anni è stato ragazzo? 25, 26, quelli momenti di ragazzo, ecco, 25, 26, 27, dopo 30 mi sono sposato, allora mi ha chiamato un militare, tutte quelle cose lì, in Germania, ero tra, come si dice, erano in campo di sterminio, a Mauthausen. Lei è stato a Mauthausen? Sì, ero nel campo di sterminio di Mauthausen.